Il porto di Ancona apre per la prima volta agli sbarchi dei migranti. Fra il tardo pomeriggio di domani e la mattina di giovedì arriveranno nello scalo dorico, dopo 4 giorni di navigazione, le due navi che trasportano migranti soccorsi nel Mediterraneo, ovvero la Ocean Viking di SOS Mediterranee, dove ci sono 37 migranti salvati al largo della Libia, che dovrebbe attraccare attorno alle 19 di martedì 10 gennaio, e poi la Joe Barents di Medici Senza Frontiere, che dovrebbe seguirla nel primo mattino di giovedì con 73 migranti a bordo. In tutto 110 persone, tra cui un numero imprecisato di minori, diversi dei quali non accompagnati. Oggi al porto il sopralluogo istituzionale per predisporre la prima accoglienza alle navi e apparecchiare lo smistamento dei migranti nelle destinazioni previste dal Ministero dell'Interno. Stiamo allestendo quest'area per consentire, diciamo, un'accoglienza funzionale e dignitosa a queste due imbarcazioni che arriveranno dopodomani con circa 110 profughi a bordo. Noi siamo stati investiti di questo dalla prefettura sabato mattina. Ci hanno chiesto di partecipare ad una riunione come Protezione Civile Regionale, proprio per, diciamo così, prevedere nel miglior modo possibile la funzionalità di questo sbarco. Io ci tengo a dire che queste sono situazioni che non riguardano direttamente la Regione Marche, perché sono situazioni che vengono gestite a livello nazionale e a livello locale attraverso le prefetture. Anzi, io voglio anche ringraziare il prefetto Pellos, perché è stato intanto gentilissimo e anche molto attento nell'investirci direttamente di questa situazione. Sabato abbiamo partecipato come Protezione Civile ad una riunione in prefettura dove si è stabilito un po' i ruoli e le situazioni. Quindi il ruolo nostro qual è? Noi abbiamo dato la disponibilità come Protezione Civile Regionale ad impiantare qui, e vedete che lo stiamo facendo con tutti i volontari che ringrazio alle nostre spalle, alle mie spalle. Stiamo sistemando 5 container di fatto, che saranno il punto di primo controllo di questi migranti che saranno sbarcati qui. Poi ci saranno anche dei controlli, immagino, sanitari, oltre che personali. E ci sarà quindi un'area di accoglienza, i bagni, un'area riscaldata dove poterli stazionare, in attesa che poi vengano tutti identificati, visitati e, immagino, poi dislocati in altre aree della regione, io credo anche proprio da altre aree italiane, perché io non credo che i migranti, arrivando qui in Ancona, poi rimarranno tutti quanti qui. Ma queste, ripeto, sono questioni che vengono gestite dalla prefettura e dal Dipartimento Nazionale. Quindi noi come Regione Marche abbiamo dato la disponibilità alla prefettura di allestire questo punto di prima accoglienza. E credo che sia doveroso come servizio, la Protezione Civile è molto attenta a queste situazioni.